Benvenuti in un nuovo video. Come vedete dal titolo, questo sarà un mega video try on haul. Ci sono alcuni prodottini che ho acquistato con i saldi ed altri che non ho acquistato con i saldi. Quest'anno i saldi sono andati da ieri, che da me in campagna sono iniziati il 5 gennaio, ma devo dire la verità che i negozi avevano tutta nuova collezione. Però io sono stata brava, ho detto niente nuova collezione, ci sono i saldi, bisogna guardare solo il reparto dei saldi, e così ho fatto. Mi raccomando di iscrivervi al canale, di mettere un pollice in su per supportarmi e per farmi capire che questa tipologia di video vi piace. Spero che la nuova postazione vi può piacere, non so, ogni tanto cambio. Allora, io inizierei, sì, qui ho tutte le buste, inizierei con lo shopping che ho fatto a Napoli. Allora, inizierei da Sephora. Come sapete, io appena trovo un negozio di Sephora mi devo fiondare dentro per acquistare che cosa. Mettete in pausa questo video e ditemi secondo voi cosa io potevo acquistare da Sephora. L'avete fatto? Bravi. E vi faccio vedere adesso cosa ho acquistato da Sephora. Una tinta pagata 10,90 euro. Questa qui non era in sconto ed è la numero 02. Questa qui l'avete vista anche indosso, madonna mia, è stupenda. L'avete vista anche indosso nell'ultimo video Capodanno barra 2019. Bienvenidos! Ed eccola qui, è stupenda, io ve le consiglio, hanno una durata pazzesca. Infatti questa qui che indosso è la numero 17 ed è un bellissimo rosso, bello 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 bello. Quindi ve le consiglio. A Napoli ho acquistato tantissime cose di make-up, perché ci sono, essendo che lì i negozi sono molto più grandi, sì, io nel frattempo prendo la borsa, giusta, ci sono i negozi che sono molto più grandi, rivendono tantissime cose. Allora, sono andata da Coin, eccola qui, ed ho visto, ho anche gli scontrini, ho visto questa cipria che è davvero decantata. Io adoro le ciprie dell'Essence, però questa qui, su Maquilarea, era sempre esaurita. E ho preso la Brighten Up, penso che si pronuncia così, comunque quella là gialla. Eccola qui, la proverò e vi farò sapere. È la numero 10, Baba Banana, e l'ho pagata 3,79 euro. Quindi scontrino, possiamo anche buttarlo, mettiamo nel sacchettino ed andiamo avanti. Poi sono stata da OVS, guardate la bustina come bella. Sono andata da OVS e l'ho preso. C'era lo stand della Essence, cioè veramente c'erano tantissimi stand Essence Makeup Revolution, davvero tantissimi stand. Ho preso questo, l'ho pagato 3,59 euro, ed è I Love Color, questo qui è il primer. Io prima ottengo quella dell'I Love Extreme, non mi ricordo come si chiama sincera, ma non vorrei fare una figura di merda. Comunque il vecchio primer, penso che l'hanno, cioè non penso, l'hanno riformulato, ed è questo qui. Io con il vecchio mi sono trovata davvero bene, infatti lo indosso anche oggi perché mi fa durare veramente l'ombretto tantissimo. E quindi speriamo che anche tu, anche se ti hanno riformulato, non so perché, speriamo bene, perché quello lì non c'è proprio più sul commercio. E poi ho preso questo mascara. Io con i mascara di Essence mi trovo davvero bene. Questo l'ho pagato 2,99 euro, ed è The False Lashes Mascara Extreme Volume Curl. Questo qui, c'è anche, se non mi sbaglio, arancione tipo. Vabbè, comunque ho preso questo qua bianco. Ne parlavano tutti bene, poi spesso mi capita di guardare su YouTube, ogni mio video cade qualcosa, mi capita di vedere su YouTube dei video di ragazze, e quindi lo promuovevano in tante e ho detto ma sì, proviamolo. Poi sono, questi sono i miei primi prodottini. Sono andata nello store Lush, devo dire che lì sembrava tutto magico, poi si sentiva un profumo, tutte le ballistiche, tutto, io adoro. Io ho avuto di Lush la ballistica, però poi io non l'ho acquistata più. E quindi sono andata da Lush per acquistare due prodottini, che sono andata lì perché mi serviva, non mi serviva niente, quindi non sapevo neanche che poi avrei acquistato qualcosa. La commessa davvero gentilissima, veramente,
cioè adoro, è venuta subito. Cosa vi occorre? Di solito quando vengono vicino a me faccio Dio stai vuole, però no, devo dire che è stata davvero di aiuto. Anche mia sorella ha preso uno scrub ai sali marini per il cuoio capelluto e si sta trovando davvero bene. Invece io sono andata più sulla pelle perché sto avendo un po' di problemini e quindi è un po' qui periodo è un po' così, che alle donnette capita, e quindi ho preso due prodottini. Allora, all'inizio mi ha fatto vedere questa mask of Mandy Mint. Comunque, vabbè, è questa qui, oh. Ed è per il viso e per il corpo, maschera piperita, infatti, è alla menta. Vedete? Devo dire che questa maschera mi sto trovando bene, ed è come si, vabbè, qua è come si usa. Fatta a mano, come sapete Lush è tutto fatto a mano, quindi ve la consiglio. Questa qui è per la pelle grassa. E poi in abbinato ho preso questo scrub Herbalism. Vabbè, io comunque vi scrivo i nomi perché tutti questi nomi sono dei nomi strani, sapete che io e i nomi siamo un po' litigati, quindi vi scrivo i nomi qui, oh. Ed è questa qui, erba libera, anche questa è a base di erba e di menta, tutte queste cose qui. Invece questo è proprio uno scrub. Infatti, vedete, sembra la plastilina dei bimbi. Voi prendete un pochino, mettete sul palmo della mano con un po' d'acqua e si fa tipo una crema. Infatti questa qui puzza un po', mi dà fastidio un po' l'odore, è troppo forte, però alla fine fa il suo dovere, quindi ve le consiglio. Sempre per pelle grassa, io l'ho provata un po' di volte e devo dire che mi ci sto trovando bene. Poi quindi Lush per skincare approvato. Ah, le maschere le ho pagato 10 euro l'una. Allora, ci sono veramente in due formati. Questo qui è 100 grammi, invece lo scrub è 100 grammi, invece la maschera di quanto sei? 125 grammi. C'era anche quella là più grande, però costava 20 euro. Infatti ho fatto, vabbè, per provare prendiamo quella là da 10 euro. E poi mi ha lasciato questo campioncino Paradiso all'improvviso, crema viso. Devo dire che l'ho provata, faccio vedere, cioè guardate i sacchetti quanti sono belli, guardate, cioè è poco, mi è andato poco, però devo dire che questa crema mi è piaciuta, è sempre per le pelli grasse. Questa crema mi grasse barra secche mi ha dato un po' questo tipo per la mia pelle, come ce l'ho in questo periodo. Devo dire che questa crema subito si asciugava, io tipo, oh mio Dio. Infatti ho visto un po' sul sito e forse più in là qualcos'altro acquisterò, anzi se andrò in negozio meglio ancora, così mi posso confrontare con la ragazza, la commessa, quindi se piace Lush approvato. Direi di passare agli acquisti più. Ieri infatti qui ho alcune bustine, ieri sono stata al centro commerciale e andiamo proprio a tappe. Andiamo? Eccole qui, ho comprato un paio di scarpe. Allora, su queste scarpe ero un po' indecisa, mi servivano perché non acquistavo veramente un paio di scarpe da una vita veramente, e quindi ero un po' indecisa che faccio, le prendo o non le prendo, perché io volevo le fila, però ho pensato, visto che io utilizzo molto spesso anche le scarpe da tipo passiamo da ginnastica anche per uscire, volevo un modellino che stava un po' bene anche sotto i pantaloni un pochino più eleganti, un jeans, le gonne, un po' una cosa più così, oh. E quindi cosa ho preso? Ta-da! Ho preso un paio di scarpe dell'Adidas, perché per me le scarpe dell'Adidas proprio come modello sono molto più tipo, non dico elegantine, però sono un po' più classiche, va? Invece tipo la Stan Smith non mi fa impazzire come modello, queste qui sono le Superstar. Però io non volevo il classico modello bianco con le strisce nere, volevo una cosa un pochino più particolare. Ebbene, sembrano tutte bianche, però io spero che si vede, qui è tipo olografico, non rende veramente, è un peccato, sì, anzi si vede, tipo effetto sirena, mi ricorda un po' l'effetto sirena. Eccole qui. Sono davvero belle, infatti pure dietro sono così, ti danno i riflessi. E queste qui le ho pagate 59,90 euro.
Ci piacciono, infatti, come vedete, sono un pochino più elegantine, cioè non sono tipo quelle scarpe, dici no, queste sono tutti jeans. Queste sono un po' versatili, mi piacciono, quindi adoro. Io di solito porto le scarpe al collo alto, quindi adesso mi devo, oddio, io ho un problema nel mettere le scarpe in ordine. Quindi adesso mi devo un po' abituare, però sono fantastiche. Io mi le ho viste a Napoli. Poi le ho trovate anche da me, ho detto ok, basta, devo prenderle, basta, basta, basta. Ho visto che l'Adidas veramente ha cacciato un sacco di modelli belli, di superstar. C'era uno particolare che mi piaceva ed era sempre bianco, con le strisce nere, però c'ha i dettagli in oro, cioè è stupenda, adoro. Poi, come secondo negozietto, sono stata da H&M. Eccolo qui. Allora, da H&M devo dire che ho misurato un maglioncino, ma non mi piaceva. Era troppo largo, anche se era l'XS, non aveva un tubero, tubero veramente. Io volevo prendere qualcosa di un pochino più elegante, però alla fine... Cioè, è stupenda, stupenda. Non è giallo come vedete voi, ma è... Non so come farvelo vedere, no, ma anche così. Ok, è così, è tipo un giallo ocra che ha questi dettagli nero e bianco, cioè è stupendo. Cioè, è una felpa corta, il cappuccio, che guardate dentro com'è voi, bellissima. I lacci, finisce corta ed poi vabbè di questo lo vedrete indossato. Ed ho preso la taglia M, costava 19,99 euro e l'ho pagato 10,99 euro. Sinceramente, per queste maglie così, io spendere 20 euro secondo me non ne vale la pena, infatti le prendo sempre nei saldi. E poi da H&M ho comprato anche questi orecchini che sono davvero stupendi. Vedete, hanno questi brillantini, sono dei mezzi cerchi alla fine, perché guardate qua sono aperti, però sono stupendi, sono molto più eleganti, come sapete io adoro i cerchi e l'ho pagato 1,99 euro invece di 4,99 euro. Infatti, come vedete, non ho neanche gli orecchini, quindi adesso li indosso e ve li faccio anche vedere. Allora, questi sono gli orecchini. Cioè, come vedete, sono veramente stupendi. Io li adoro. Sì, non sono per me quelli miei classici, grandi, a zingaro, sono bellissimi, però questi sono molto eleganti. Devo dire, poi, per 1,99 euro si poteva fare. Per 5 euro, non glieli, cioè, sinceramente non li prendevo, però 1,99 euro ci piace. E quindi H&M abbiamo terminato. Subito dopo H&M sono andata da Pull&Bear. Eccolo qui che non aveva un tubero, cioè anche lui non aveva un tubero. Però, per 9,99 euro invece di 20 euro. Sì, invece di 19,99 euro, taglia M, ho preso questi pantaloni della tuta bianchi, che sotto hanno il risvoltino con questa striscia gialla e nera, cioè sono stupendi, io li amo. Eccoli qui, oh. Belli. Sono i miei classici pantaloni che io utilizzo per tutti i giorni veramente perché mi trovo davvero bene, sono comodi, quando non so cosa mettere, metto questi pantaloni. Ciao! Andiamo con l'ultima bustina che sono i prodottini, cioè i prodottini sto a di. Andiamo con l'ultima bustina che è Bershka. Vi ripeto anche qui, anche Bershka mi ha deluso, cioè veramente, però ho preso
questa maglia che invece di 17,99 euro l'ho pagata a 12,99 euro taglia XS. Allora mi stava bene anche la S, però ho voluto prendere la XS per quale motivo? Ho paura che, essendo che questo materiale di ciniglia, come vedete, cioè è morbido, ho paura che lavando si allarga e quindi ho preferito prendere una XS. Però è bellissimo, è morbidissimo. C'era anche una colorazione rosa cipria e azzurro. Volevo prenderla sinceramente rosa cipria, però ho pensato prendiamola color panna bianca, che posso metterla anche nel pantalone militare, che è difficile da abbinare, e il pantalone color cammello, che lì o ci metti il nero o ci metti il bianco, oppure questo top così, infatti, come sono vestita oggi. E quindi ho voluto prendere questo qui, oh. È davvero bello. Questo è stato il mio shopping, sì, breve ma molto sostanzioso. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Forse chissà, secondo round di saldi, boh, ciao!